Il mondo non si è fermato mai un momento. Io X-Factor no, eh. Ciao Bibis e benvenuti sul mio canale YouTube. Il mio nome è Carmi, ma oggi non sono solo, ma sono accompagnato dalle due besties. We have on my left over here, Basic. Gaia! Dun, 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 dun. And on my right over here, Martina Damex. Jingle. I don't actually know. Ok, never mind. Ok. Allora, iniziamo subitissimo con la cosa più importante. Oggi siamo a Bolzano, abbiamo una giornata insieme, stiamo passando un paio di giorni delle vacanze natalizie tutti insieme. Abbiamo un photoshoot da Beauty Group Poveraccia, perché lo facciamo noi e basta. Sì, ci proveremo almeno, non è detto che usciremo ancora. Vedremo che cosa Avrete succede. visto delle foto, forse? Forse siamo riusciti, se no avremo tipo delle foto così. Ve le lascio adesso qui perché abbiamo fatto delle foto molto Bellissime. Sì, abbiamo appena passato almeno un quarto d'ora a cercare di impostare la fotocamera. Gaia. Non siamo Io e riusciti. Carmi guardavamo solo così a bocca aperta. Come i vecchi sui cantieri. Però speriamo. E quindi niente, io direi che possiamo iniziare a truccarci Sì, perché siamo naturalmente dai. in ritardissimo. Infatti. Vi porto comunque con me in giro tutto quanto e niente, spero Anche voi perché abbiate per una qualcosa volta da dirci. dovremmo andare nei miei posti, quindi insomma ha Dovremmo uscire senso. di casa. Sì, esatto, innanzitutto usciamo di casa. What a treat. Anche se tra l'altro sta casina che abbiamo preso è molto carina. Molto carina. Cercherò di fare dopo un Sì, magari house mettiamo room tour. Forse dovevamo farlo prima, ma non importa. Magari qualcosa ce l'abbiamo. Ce l'andiamo. Che le valigie sono chiuse. Forse prenderò tipo le foto dal website. Ah, poi vorrei anche aggiungere che io ho solo una spugnetta e zero pennelli perché li ho dimenticati e Carmi ha i pennelli rubati a sua sorella. Che però sono tutti Sono quanti, quattro. cioè sono quattro veri, ma sono tutti quanti da Cipri, a parte questo qua. Quindi non so che cosa faremo. Marti, tu i pennelli almeno ce li hai. Sì, sono piena di pennelli se avete bisogno. Bene, io penso proprio che almeno uno mi servirà. Io adoro che almeno uno di noi è preparato. Io so già che sarò l'ultima che ci metto più di tutti. Beh, Marti ha portato anche le ciglia tinte. Cioè, adoro. Che a questo punto non mette. Non credo. Ah, ecco. Perché no? Se tra mezz'ora dobbiamo uscire. Le puoi mettere in macchina, facciamo la seconda parte del challenge in the car. Allora, io intanto. Che ansia. Invece oggi poi andremo praticamente sul lago Carezza. Che è sul lago tu carino. Ti ricordi pure il nome, cara. Sono andata a vederlo poco fa perché lo volevo dire miei. E. With the basic fam. Sì, che non so quando lo leggeranno, visto che sono tipo in Iran. Comunque, andiamo al lago Carezza e dopo, cioè tipo a camminare, a fare un giro e dopo poi andiamo sulle montagne che ci sono lì vicino dove dovrebbe esserci un tramonto pazzesco e appunto dove speriamo di riuscire a farci delle belle foto. Ma sì, sì. È vero che siamo noi tre a farci le foto e poi pure Giovanni, quindi sarà una sì, photoshoot cioè. Session. I love it. Dovremmo riuscire a far tutto. Oh, io mi dovrei fare le sopracciglia, nel senso proprio con le pinzette. Nessuno le pinzette, vero? Io sì. No, non importa, beh, non vedrà nessuno. Allora, l'idea comunque di oggi è praticamente oggi, in questo momento ci trucchiamo e dopo vi portiamo anche in giro, vi facciamo vedere che cosa mangiamo. Abbiamo fatto i pranzi a sacco. Non è carina come piccole marmotte. Non è carina come cosa. Questo è tutto merito della basic mamma qui che fa. Facciamo il pranzo a sacco! Ma ragazzi, no, non mangiavamo. Sennò io veramente, no? Io imposto la mia vita in base al cibo. Tu sei e devo essere sicura di mangiare. Sì. E quindi così sono sicura che tutti mangiamo e tutti mangiamo quello che vogliamo. Così. E questa è una cosa bellissima della vita. Il cibo. L'importante è mangiare. E voi come avete passato le vacanze natalizie? Che cosa avete ricevuto? Anzi, io non so nemmeno che cosa avete ricevuto voi. Tu che cosa hai ricevuto, Gaia? Io. Cosa ti ha portato Babbo Natale? A me niente. Io ho ricevuto soldi. Cash. Quello è sempre bello. Poi ho ricevuto. No, ho ricevuto un buono per un massaggio. Quello molto gradito, infatti non vedo l'ora di andare. E una ciotola tipo un po' etnica. Ok. E poi ho ricevuto la fascetta che metterò dopo per fare la foto. Love. Una tazza con un gattino sopra. Oh, cute. E delle calze di tipo molto da capodanno, dorate. Carine. E poi non lo so, mi sembra basta. Cosa fate a capodanno? Ah,
Siamo io, Marti e Semola, il gatto di mia sorella. I love that! In Vestaglia cucineremo tutto il pomeriggio. Sì, e poi mangeremo tutta la sera, e tutta la notte e tutto il giorno dopo. Praticamente il piano è mangiare. Ma quanto è bella la vita. Sì, e tu? Sono a casa con i miei, quindi sarà mangiare, mangiare, mangiare. Le case napoletane sono piene di cibo. Infatti, guarda, una delle cose che mi piace dire qua a Natale è perché si mangia. Cioè, io mi sento proprio una vacca. Ok, domanda interessante, o almeno spero, perché non lo so. Qual è stato il vostro prodotto preferito di tutto l'anno? Make-up. Oh, mio Dio. Quello wow. Che vi ha stravolto la vita. Cioè, mi devi... cioè il prodotto che poi porterete nel 2020, ecco. Io troppi. Ci sono tutto scoperto ultimamente. Uno è il Soft Brows, l'altra è la spugnetta. No, questo qua. Oh, il Soft Brows. Oh, quello che hai fatto in uno degli ultimi video. L'altra è la spugnetta di Junko con le microfibre. Love. Non so, in realtà un sacco di cose. Cioè, quest'anno ho provato davvero tante cose che mi sono piaciute. Ma io penso che quest'anno nel make-up si sia proprio salito il livello. Uscite tantissime cose. Tantissime. Well, also the vintage vibes. Vabbè. Come si chiama vintage vibes? Is a must. E poi, e voi? Io sai che... Ah, il fondotinta di Beauty Blender, assolutamente. Sai che non l'ho mai provato. Io l'ho provato una volta e mi è piaciuto, devo riprovarlo un po' di volte. Mi piace un sacco. Sì. Io devo provarlo. Ma è quello di Zoeva. Anche quello devo provarlo. Anche bello questo. Ma io mi sto mettendo talmente tanto... Poi profuma. Oddio, buonissimo. Ha il profumo più buono del mondo. Ma a te non piace il cocco? Questo sa di cocco. Te lo so, però è un cocco vaniglia stranissimo. Non è proprio cocco cocco cocco, però è un cocco. È un cocco cocco. È un cocco cocco. Però è troppo cute. No. What happened? Oh oh, what was another freckle? Sì, infatti sì. Where is that came from? Ma quanti piccoli sono i tuoi piedi? È un 37. 35. Come sto in piedi? Un 35. Che taglia porti tu i piedi? Io 36,5. Perché il tuo sembra più piccolo? Perché questo poi sarebbe il video per i peticisti. Io non me lo faccio vedere perché occupo tutta la camera, quindi lasciamo perdere. Oh yeah. Che piccolino, fai calzini gialli, troppo cute. E il bacio di Clint. Come sei acculturata, Martina, madonna. Mamma mia, guarda. Sei una maestrina, bro. Allora, Bibis, ecco qui, questi sono i look finali e devo dire che siamo molto, molto cute. Siamo, ce lo diciamo da soli. Sì, certe volte è l'autoconvinzione che ci può aiutare, quindi sì, questi siamo noi. Meglio che andiamo perché siamo in super ritardo. E prima che ci trasformiamo in delle pumpkin zucche, meglio che ci diamo una mossa, quindi... Bye. Ciao. Allora, Bibis, eccoci qua. Gaia è qui con me. Congelata. Il gatto delle nevi. Abbiamo Dan qui. Hey Dan. Ciao. And then we have, in corso di fotografia. Questo è il nostro professional photoshoot, abbiamo Giovanni e abbiamo Martina. Dai, che comunque vi faccio vedere qui attorno, è assolutamente bellissimo, cioè stupendo. Abbiamo fatto un paio di foto e adesso abbiamo fame, quindi vi farò vedere che cosa mangiamo. Abbiamo il pranzo a sacco, però forse prenderemo qualcosa di più caldo, quindi yes. Che pointless vlog, mi dispiace. Allora, Bibis, è ufficiale, io sono il peggior vlogger della storia, no, perché mi sono dimenticato. Corona, no, la vuole tenere Gaia. Io quindi... mi ero anche dimenticata che tu stessi vloggando. Aspetta, noi non è che aiutiamo, perché no, cioè io non è che ti ho ricordato. Ma guarda che dovevi vloggare, Zen. Praticamente Dan mi fa, ma non dovevi fare un vlog? Io, oh, assolutamente sì. Comunque, siamo a questo posto che è comunque a Bolzano, comunque siamo sempre a Bolzano, e si chiama Zenzero. E tranquilla, e quindi praticamente noi stiamo mangiando Thai e... Grazie. E quindi noi stiamo mangiando Thai, è tutto qui. C'è anche Giovanni con noi. Ciao ciao. Hello. Dan is hungry, we are all hungry, quindi sì, questo è il cibo ed è
super gnammi. Quindi niente, grazie mille per essere qui con me. Io sono il secondo tripide vlogger dell'anno. Quindi niente, grazie come sempre, ci vediamo la prossima volta. I'm gonna go and eat and just smash my face inside food. So thank you so much, and always remember, like if you like, hate if you hate, and until next time, welcome. Adesso mangiamo. Orsera ci vorrebbe un bel caffè. Caffè Thai food potrebbe essere una cosa nuova.